Domani sveglia presto, si va a Roma a mangiare una carbonara. Buonanotte. Buongiorno gente. Oggi si va a Roma. Dunque ragazzi, la situazione è questa. Ci è venuta un po' voglia di carbonara, però una carbonara buona. Quindi adesso vado a prendere Stiva, Ludovica e Tonno. Ci facciamo 4 orette di macchina, mangiamo una carbonara e torniamo a casa. Sono le 8 di mattina, 8 e un quarto, e non bisogna perdere troppo tempo, sennò rischiamo di arrivare dopo pranzo. E sarebbe un grande, grande, grande fallimento. Non che non ci sia nient'altro da fare a Roma, però ho fame. Secondo voi, questa reazione dello Stiva nazionale è tipo perché in realtà non ha voglia di venire e sta facendo il finto carico? Dimmi. Sono qua. Ah, vecchio, di già, arrivo, dammi un minuto. Ok. Ok, no, probabilmente era solo che è ancora tipo in pigiama. Non so quanto sia stata la mossa vestirmi completamente di nero. Color nero caldo mortale. Secondo me è stato proprio stupido. Già qui a Bologna fanno tipo 40 gradi, non oso immaginare a Roma. Se dobbiamo anche camminare. Ma lo stiamo facendo veramente, sei sicuro? Io sono sicuro. Cioè, sono sicuro anche che ci pentiremo malamente, però sono sicuro. Sì, sì, per me sarà figo. Cioè, Tonno ieri che mi diceva, ma ci pentiamo secondo te? E cioè, sì, cioè, è ovvio. È probabile. Sei carico? Io sono carico. Ti giuro, non avrei mai detto che avresti accettato. Perché non c'avevi un cazzo da fare. Assolutamente sì. No! Secondo voi, perché c'è scritto 3 ore in verde ma siamo bloccati? Ma incolonnate? No! Bloccati in autostrada. Pausa! Caffè, pipì e anche merendero, perché non ho fatto colazione, ho finito i flauti. Sei ancora carico per la decisione che abbiamo preso? Oh, sì, sono soddisfatto. Il tempo vola. Non si vedono da un po' e stanno catch up. Come si dice? Ciao. Ciao. Stavo parlando di voi. Siete carini. Grazie. Sento. Grande. Ottima colazione. Franci, verresti un secondo? E sono andato a fare la pipì e ho affidato questi baiocchi a Franci. Volevo prendere il cubo gigante di baiocchi. Mi spieghi perché sono ridotti così? Perché me li hai spaccati tutti? Io giuro non... Li hai stritolati per divertimento, per farmi uno scherzone? Volevi farmi una persona? No. Mi dai un baiocco? No. No. Tronchi? Ma non sono seduto solo. Ma non tra... Ah, ok. Comunque, ragazzi, ripartiamo. Che siamo giusti in orario perfetto. Ma dobbiamo andare. Il problema è quello. Volevo fare una gheggona dicendo: siamo quasi arrivati. Ma in realtà arriviamo tra 3 ore. Ufficialmente ripartiti. Il navigatore dice che mancano 2 ore e mezza. E siamo ora un pelino in ritardo. Da Dio. Però recuperiamo. Maestro, andava bene. Sarebbero 2 minuti e 29. Lasciamo. Speriamo che non ci siano delle persone precise all'ascolto. Siamo arrivati a Roma. Sì. Mancano ancora 2 ore e ci siamo. Come mancano ancora 2 ore? Ma non è vero. Un paio d'ore per arrivare al parcheggio. Poi circa un'oretta a piedi per arrivare al ristorante. Io ho già fame. Ma su serio un'oretta a piedi Roma per arrivare? Così, ragazzi, sono 3 ore dentro la città per fare da un lato all'altro. Ma perché sta facendo la guida? Come se sapesse le cose. Non c'è mai stato una volta di passaggio. Mi ricordo che però mi traumatizzò una delle prime volte che venimmo qua per una roba di YouTube. E la sera dovevamo andare a incontrare degli amici sempre di Roma. Sì. E non ci siamo potuti andare perché ci volevano tipo 3 ore da arrivarci. Ah, è vero, mi ricordo. Sì, è vero, è vero. Invece ti ricordi, Stivo, quando siamo entrati a Roma e abbiamo visto la fermata del bus e il tizio che stava pisciando? Non te lo ricordi? Quando siamo arrivati qui a Roma? Vabbè. Quando abbiamo suonato qua? Sì. Adesso comunque parcheggiamo e poi davvero c'è un'oretta a piedi, mezz'ora. Amici, siamo a Roma. Sono passate quante ore? 4 ore, ma ci siamo. Io lo ammetto, e mi sono quasi addormentato a un certo punto. No, come? Sì. 4 ore di macchina, siamo arrivati a Roma. Abbiamo appena parcheggiato in pieno centro. Adesso ci avviamo, facciamo una passeggiata verso il ristorante che hanno prenotato 2 amici di Roma, di Riccardo, che incrociamo qua. Il tempo è volato. Spero succeda anche al ritorno, che abbiamo altre 4 ore da fare dopo pranzo. Ma non credo volerà al ritorno. Aspettiamo arrivino qui gli altri ragazzi e partiamo. Sto cercando Riccardo, che dovrebbe essere arrivato da Perugia con i suoi amici. Però valli a trovare in sto parcheggio enorme, multipiano. Mi pare una questione impossibile. Ricky, scusami, intanto ciao. Ciao. Senti, io volevo vedere Roma, perché mi stai facendo attraversare il sottosuolo? Allora, io credo che siamo a Roma. Io non sono sicuro che siamo a Roma, io non so dove stiamo andando. Perfetto. C'erano 2 strade, ho scelto questa. Perfetto. Tra l'altro io ho tristemente scoperto ieri che il posto buono romano tipico in cui mi doveva portare Riccardo, in realtà non l'ha scelto Riccardo, ma l'ha scelta altra gente. Probabilmente non sarà neanche buono. Ecco, questa è una cosa brutta. Che tutti i posti dove loro volevano andare, i suoi amici romani, erano tutti pieni. Quindi questo non ci sono mai stati loro.
se c'è il menù in inglese scappiamo. Quando ho chiamato Riccardo gli ho chiesto: ma vale 9 ore di macchina? Lui se ne è lavato le mani completamente. Ha fatto bene, tipo. Sì, una bella... Ma no, Ricky! Se arriva la metro è la cosa migliore. Ma poi. Io direi che... È già un buon segno. La luce in fondo all'infinito tunnel. Siamo fuori. Io non capito. Cioè, questa è... Roma. No, questa credo sia Piazza di Spagna, no? Sì. È questa Piazza di Spagna, Sbericardo? Sì. E perché... C'è la nota fontana. Ma... Che fontana è? Ma anche le scalinate. La nota fontana, la nota scalinate. Ma io non ho mai capito perché Piazza di Spagna è in Italia. Non siamo in Spagna. Con uno spazzolino. È vero. Wow, e all'improvviso siamo qua. Non me l'aspettavo, cioè stavamo camminando per viuzze e all'improvviso, wow. Avete visto? Mamma mia. Eh? L'ho visto su Rai 1 questo. L'hai visto su Rai 1? Hai visto dove ti ho portato? Grazie, grazie Nelson. Hai visto? Sono 40 gradi. Hai visto? Strabello, grazie. Questa, ragazzi, è la fontana di Trevi. No, non mi torna. Non mi torna neanche a me. No. Sei sicuro? Continua la nostra marcia. Siamo sempre più vicini al ristorante, ma comunque abbastanza lontani da tutto. Qui potete vedere i noti pirucconi, le pirucche. Wow, ragazzi, ma che posti assurdi stiamo vedendo. Il Po, magnifico. Adesso vi racconto una storia. Ho questo flash della mia infanzia. Sì. Di una volta che, credo, con l'elementare, ho fatto una gita in battello sul Po. E a un certo punto ho visto un... cane che nuotava nel Po. C'era un cane che nuotava nel Po. Che andava dritto per dritto, non andava neanche nuotava nel Po. Forse è un top. No, era un cane che nuotava nel Po. E non l'hai sognato. No. Sai cosa mi ha fatto venire in mente sta edera? Quando hai fatto da guida turistica nei vlog per Ostuni in Puglia, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Te lo ricordi? Vero. Bello, eh? Che bellino questo angolino qua. Sembra di essere quasi in un paese di mare. Eccoci, siamo arrivati. Balotta di Romani che ha prenotato il posto. Allora, ci sono le traduzioni in inglese, il che è un po' preoccupante. Voglio vederti addentare questo fiore di zucca fritto. Dai, addentalo. Dai. Veramente molto appetitoso. È grande più di un pugno. Popolare, anche più rustico. Wow. Ma non lo sapevo, pensavo fosse fiore di zucca fritto basso. Ma il cucchio però è antipasto. Cioè, ma non ci sono sempre dentro. Prima magari della pizza soprattutto. Sarà buono. Buono, vero? Sarà buono. E la peppa. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Food porn. Pareri? Stiva? Allora, in out grill, andando verso Bologna, è molto simile. Io vedo, cioè, video del drone. Loro definiti. Loro definiti. Non so mangiare gli spaghetti, però molto buoni. Veramente cremosa, si vede che c'è un sacco di panna. Raga, guardate che bello. Quello lì è un campo da basket. Sopraelevato lì. Ma che bello, ma veramente bello. Vorrei andarci a giocare subito. Comunque, abbiamo mangiato. Cremosa buona. Non pazzesca, ma tutti i posti storici di Roma. Prima che mi intasiate i commenti, erano chiaramente pieni. Abbiamo deciso un po' all'ultimo di fare questa pazzia. Però comunque buona. È assurdo pensare che fosse comunque in un posto a caso, random, più buona, molto più buona di tantissimi posti a Bologna buoni. Adesso, per un briciolo di dolcezza prima di ripartire con altre 4 ore di macchina, perché comunque tra poco dobbiamo partire, sennò arriviamo a Bologna tardissimo. Gelatino. Stiamo andando verso Otaleg, mi pare si chiami. È gelato al contrario. Ma non ho capito, rega, se andiamo solo a mangiare il gelato o anche a mangiare il supplì. No, il supplì sono fio. Il gelato è dentro. C'è il supplì dentro. Ah, ho capito. Questo, ragazzi, è il mausoleo di Teodorico. Si va. Sto supplì. Mangiando tantissimo. Supplì. Mangiamo il supplì. Tu fai il gelato o fai supplì? Tutti e due. Tutti e due? Siamo in due. Supplì gelato. Vai, Stiva, con coraggio, dai. Niente vergogna. Qui ci hanno indicato per mangiare supplì buoni. Guarda lì. Wow. Stivi, io voglio un assaggio in diretta. Carbonara. Madonna. È buono? Buono? No, ho preso alla carbonara. Madonna, buonissimo. Ma è anche strabello, cavolo. Egolo. Non lo prenderò, ma mi ispira un sacco quel gusto gorgonzola e pomodoro secco nella saba. Prendilo. Ma prendilo tu. Buono? Ma buono. Ma poi? Ha dei gusti strani. Non mi ricordo neanche un gusto che ho preso. No, neanche io. Poi è tutto bianco, non si capisce niente. Quella gorgonzola era da provare. Non l'hai preso? No. Un buon modo fresco per chiudere questa giornata culinaria e per recuperare anche un po' di energia.
Mi è appena venuto un flash di io in questa piazza qua, che avevo tipo 18 anni circa, e incontravo per la prima volta Cecilia e Maxi di un vecchissimo forum, di Forum Free o Forum Community, che gestivo. Erano una grafica e un moderatore. Poi ci siamo trasferiti su altri forum di One Piece eccetera, e li ho incontrati qua. Ci siamo proprio visti nella vita reale e siamo andati a bere. Mi ricordo che abbiamo proprio fatto un selfie sotto questa statua e siamo andati a bere laggiù. Prima di tornare alla macchina non potevamo farci mancare la Basilica di San Petronio e lo Spadone. Molto affilato. È un monumento dedicato al Signore degli Anelli con tutte le rune naniche sopra, quelle della Porta di Moria. È proprio di fianco al parcheggio, quindi non potevamo non fare una piccola deviazione per vederla. La Mole Antonelliana. Devo dire che vedere tutta quest'acqua che scorre mi fa venire una sete allucinante con sto caldo. Sto morendo. Guardate lì. Mi sa che stanno girando un videoclip. Vorrei sapere di che canzone. Vorrei sapere chi è lui. Facciamo sto gioco. Nel prossimo periodo, perché immagino uscirà tra un po', mettiamoci tipo a caccia e cerchiamolo. La macchina c'è ancora. Credo di aver... Oddio mio! Acqua sul corpo che dentro il corpo. Cioè sono sudato a livelli inimmaginabili. Ho una sete brutale. Anch'io. E purtroppo ragazzi ho sonno. La rimedieremo con una Red Bull. E vai. Vai. Però dai, ci stava. No, bello. Io mega contento. Sì. Sta bello. Vediamo tra 4 ore di macchina se siamo ancora contenti, ma per ora ci sta. Regà. Dimmi. Non sono 4 ore. Quanto? 3 ore 49. E via! La sua successione. Queste orette di viaggio saranno accompagnate da un podcast che ci ha consigliato il Cesi, che si chiama Le Guerre di Anna, su Audible. Vi faccio vedere la copertina. Di Pablo Trincia, di cui abbiamo già sentito, ve ne ho già parlato. Veleno e buio, molto belli. E niente, parla della guerra in Iraq. Sembra molto ganzetto, vi faccio sapere. Di solito quando troviamo dei podcast belli mi piace dirvelo, e abbiamo qualche ora per scoprirlo. Insomma, dura 4 ore e 47. È 2 ore che piango. Ciao Franci. Ciao. Siamo rimasti soli. Mi fai salire? E purtroppo, con infinita tristezza, dobbiamo salutare anche Steve. Grazie per questa avventura, Nelsi. Grazie a te, Steve, per avermi accompagnato, tenuto compagnia e toccato. Non aggiungo altro.